Siamo a Praiamare con Fabio Calvano, uno degli organizzatori del Summer Music Praiamare. Quattro serate di fuoco. Siamo giunti alla terza, ma hai detto bene, quattro serate di fuoco, le due precedenti le abbiamo vissute tutte d'un fiato. Abbiamo avuto, come sapete benissimo, la partecipazione di grandi artisti per quanto riguarda la penultima giornata che abbiamo vissuto con Made in Sud, ma il boom l'abbiamo fatto con JLR, abbiamo avuto oltre 7.000 presenze qui al Mario Tedesco ed è stato... Possiamo confermare perché c'eravamo e c'è stata veramente tantissima, anzi, tantissimi ragazzi entusiasti. Diciamo che Emanuele, lo chiamo col proprio nome, è un ragazzo fantastico, nonché un artista veramente affermatissimo. E posso anche dire che è il rapper migliore al momento in Italia che abbiamo, anche se è localizzato in Campania, ma credo che a livello nazionale sia veramente il più forte. Sì, ma concludete però poi con il re forse della musica italiana, si può dire, relegato a Napoli, con Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, tanto atteso, purtroppo rimandato l'appuntamento, ma non annullato dal 13, l'abbiamo spostato al 22 per alcuni problemi tecnici. Come si sa, ogni prima edizione ha qualche piccolo problemuccio tecnico, ma abbiamo risolto tutto e siamo prontissimi e lo accogliamo il 22 agosto a Praiamare. Tanto è vero che noi stavamo su Napoli all'epoca, il 18, e ci hanno mandato il suo ufficio stampa, di tizio, ci ha mandato tutte le notizie dello spostamento, abbiamo rifatto tutto quanto l'articolo e tutto per spostarlo al dopodomani. Al 22, sì, siamo lì a concludere poi il 22 questo Summer Music di Praiamare che è stato comunque un gran successo e lo concluderemo ancora meglio. È il primo anno che lo fate? Questo è il primo anno, la prima edizione. Posso fare i complimenti? Proprio bello, bello, bello. Grazie mille, ce l'abbiamo messa tutta e continueremo a fare con questo ritmo e questo spirito. In bocca al lupo. Grazie mille.